A Ferragosto, insomma, la maggior parte degli italiani sono in vacanza, magari in un villaggio vacanza, magari dove c'è l'animatore. E all'animatore non si sfugge. Roberta Cannata dovrebbe essere in diretta con noi. Roberta, ben trovata. Dove ti trovi? Ed eccoli qua, gli ciao. Implacabili, i terribili, ciao Roberta, i temutissimi animatori. Ah. Eccoci. Eccoli qui, noi siamo a Fondi sul litorale laziale, insomma sono in compagnia degli animatori, croce e delizia di tutti i villeggianti. Ma perché siete così temuti? Che cosa fate a Ferragosto? La mattina la spiaggia diventa un vero campo di combattimento, giochi, sveglia all'alba, attività, balli, li vogliamo proprio stressare, stress dall'inizio. Quindi movida ma anche stress, ma è davvero così? Ma non è proprio così, alcuni si stressano ma altri sono molto felici di partecipare alle nostre attività. Quindi si stressano ma sono comunque felici. E allora professor Mazzullo, per quelli che si stressano, che quindi non vorrebbero essere coinvolti in queste frenetiche attività che cominciano, mi sembra di capire, all'alba. Ma secondo me ti andiamo proprio a cercare dentro il bungalow, dentro la casa. Cioè, che devono dire a questi animatori per essere lasciati un po' tranquilli? Beh, la prima cosa è non dire niente, non incrociare il loro sguardo. Ah, quindi proprio non avere contatto visivo. Sì, se l'animatore insiste nel volerci contattare, aver imparato prima qualche parola di una lingua straniera sconosciuta, addirittura non so, il turco o il cinese, e rispondere in quel quindi, modo. Dice, io non capisco, parlo allora, un'altra lingua, sono straniero. Allora voglio chiedere agli animatori, siate sinceri se ci sentite, di solito quelli che vi vogliono sfuggire, che cosa si inventano, che cosa si sono inventati in passato? Allora, ci sono persone infatti che inventano la qualunque pur di non partecipare ai giochi di Ferragosto, vero Fabrizio? Qualcuno si è inventato di prendere la canoa e andare al largo nel momento che partono attività. L'unico problema è che non sanno nuotare, quindi partono con la ciambella, il boccaio, quindi si inventano di tutto. Ma c'è chi anche si dà malato tutta la settimana. Una malattia strana, qualcuno dice, vai, vieni a giocare a pallavolo con... No, mi sono appena operato al ginocchio, però poi la sera viene premiato sul torneo di paddle. Strano questa cosa. Senti, Roberta, quindi come potete sentire, Roberta, inventano. Dietro sì. L'animatore ci sono due signori, li vedi, no? Con dei tratti in faccia, rossi, verdi, li vedi? Qua, ecco, hanno già fatto le squadre, sono prontissimi. Che cosa fanno loro? Perché sono così truccati? Che stanno facendo? Allora, loro sono pronti per le Olimpiadi di Ferragosto, quindi sono divisi per colori. Lei è pronto per i giochi di Ferragosto? Certamente. E che cosa fa? A me mi va qualunque cosa, basta che ci divertiamo. Basta che si diverte. Lei signora? Bene, stiamo preparando tutto e siamo contenti così, basta che stiamo insieme. Quindi basta che stanno insieme, si divertono, i giochi e le Olimpiadi, pronti. Professore, un altro consiglio per chi vuole sfuggire. Io vedo questi signori sono già pronti, già con i segni, già divisi per squadre. Quindi Ferragosto, insomma, manca è lunedì, quindi c'è ancora tempo. Ma se uno proprio si vuole eclissare, non vuole partecipare a queste Olimpiadi, un altro consiglio quale Guardi, potrebbe essere? Prima di tutto arrivare in spiaggia vestito come sono vestito io. Non si avvicinerebbe nessuno sicuramente, è un po' scomodo per il caldo, però insomma piuttosto che essere vestiti così, questo può essere non guardare mai in viso l'animatore e cercare in qualche modo di nascondersi. Ma se io per esempio mi portassi un libro, per esempio, a parte che a me piacerebbe stare a Fondi a fare le Olimpiadi perché invece staremo qua, però vabbè, se io mi portassi un libro così e facessi finta di leggere, può essere una buona idea? Che libro sì, consiglia? Sarebbe una buona idea. Libro però scaccia animatore. Il libro deve essere specifico, potrebbe essere I Miserabili di Vittorio Hugo o Delitto e Castigo, per sono esempio. Dei bei mattoni, Guerra e Pace, diciamo. Guerra e Pace, appunto, perché così sono dei deterrenti. Allora Roberta, noi vi lasciamo alla preparazione del Ferragosto che immaginiamo, insomma, per chi ci arriva, perché se sono già lì tutti già truccati. Pronti. Assolutamente sì. Un abbraccio agli animatori che invece anche amiamo io molto. Dovrò fare le Olimpiadi. Assolutamente, ti lasciamo un abbraccio a tutti voi, grazie, un applauso da Fondi ovviamente, ciao a tutti. Ciao.